Buonasera a tutti, bentornati a una nuova puntata di Grilli per la testa dal vostro Marco Grilli, Ugo Moreno in regia. Ciao Ugo, grazie per essere qui con noi a fare questo servizio. Grazie a te, Marco. Allora, vi presento subito gli ospiti di questa sera. Tra le altre cose, come vedete, c'è e perdura la novità del video. Solo per quanto riguarda la mia parte, purtroppo gli ospiti sono timidi e vogliono preservare, come dire, la propria immagine. Ve li presento immediatamente. Da Bologna abbiamo la dottoressa Laura Fortunato e il dottor Emanuele Cardarelli. Buonasera entrambi, grazie per essere qui con noi. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. Buonasera. Ho detto male quando parlavo della vostra immagine, vi piace preservarla, siete timidoni? Ma non siamo abituati a, come dire, mostrarci come immagini, diciamo così, chiaramente poi quando lavoriamo di persona non ci vedono, però non siamo abitué della visione. A voi Della piace relazione fatta. la sostanza, a voi piace la sostanza, non l'immagine. Esatto, siamo di Allora, questa sera parleremo di un argomento molto 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 particolare. Se non sbaglio, questo penso possano condividerlo tutti quanti, e parleremo di costellazioni familiari. Allora, poi deciderete voi come alternare, gli interventi. La prima domanda che ovviamente nasce spontanea è: cosa sono le costellazioni familiari? Le costellazioni familiari, in poche parole, sono una tecnica di risoluzione dei problemi, per dirlo proprio in maniera semplice, senza utilizzare paroloni tecnici. Rientrano tra le tecniche di relazione d'aiuto e vanno ad affrontare diverse difficoltà, problematiche che una persona può incontrare nella vita, partendo appunto da una visione sistemica. Infatti si può parlare di costellazioni familiari, ma ormai si parla sempre di più di costellazioni sistemiche. Cioè, è uno strumento, una tecnica che va a vedere quali sono i nodi, le cause di origine sistemica che producono il problema, l'ostacolo che stiamo affrontando, dandoci quindi la possibilità, una volta visto l'origine del problema, darci una mano a trovare una soluzione possibile, una strada di sblocco, diciamo, dalla situazione che stiamo incontrando. Del problema della persona. In pratica è una tecnica, ma è una tecnica psicologica di relazione d'aiuto perché appunto deriva dagli studi di psicoterapeuti e psicologi, e in particolare che ha, diciamo, inventato le costellazioni familiari clinici Ho codificato forse. per come si chiama attualmente, che comunque aveva alle sue spalle comunque una matrice di psicoterapia, sia psicanalitica ma anche una formazione in psicoterapia della Gestalt e nella psicoterapia sistemica relazionale. Quindi diciamo che un po' le costellazioni derivano a livello teorico comunque da degli approcci psicoterapeutici. Ok. E quindi è un tipo di intervento psicologico, direi, non continuativo, però comunque un tipo di intervento sulle persone, di tipo psicologico. Ecco, Vogliamo la parte cioè. di Se vogliamo, la particolarità di questo sistema rispetto ad altri è che, Sì. mentre solitamente siamo abituati a immaginare l'intervento anche psicologico, più sulla seduta individuale, le costellazioni, per quanto possono essere fatte anche individuali, sono proprio le costellazioni individuali che hanno una loro tecnica, una loro strumentazione, principalmente si predilige il lavoro in gruppo, in quanto si utilizza la facilitazione data dalla presenza appunto del gruppo, che permette di mettere in scena appunto quella che è la costellazione, quella che è appunto la situazione sistemica, il sistema attraverso dei rappresentanti, permette appunto al gruppo di andare a vedere in chiaro quali sono i movimenti al di sotto, appunto, che si muovono in maniera inconscia, se vogliamo, all'interno del sistema, del sistema famiglia oppure comunque anche organizzativo, perché ci sono anche le costellazioni aziendali. Permette di vedere questi movimenti, appunto, e giungere
a rendere chiaro, evidente, qual è l'irretimento, il blocco, l'ostacolo che impedisce appunto di risolvere il problema. Ma appunto si va a svolgere principalmente una dinamica di gruppo invece che individuale, per quanto si possono fare anche in individuale. Quindi, riassumendo, è una terapia sia individuale che, a maggior ragione volendo, anche di gruppo, ed è proponibile in qualsiasi tipo di ambito, quindi tanto nell'ambito familiare per andare ad analizzare quali sono le problematiche derivanti dalla propria vita in famiglia e dalla propria estrazione familiare, tanto anche quindi in ambito aziendale per capire come interrelarsi meglio all'interno del contesto lavorativo, corretto? Non solo, se ci sono anche delle difficoltà in azienda appunto a produrre reddito, ma anche per esempio per la propria realizzazione professionale ci sono delle qualcosa, comunque in qualche modo rende difficile la propria realizzazione personale, con le proprie azioni è possibile eventualmente bloccare quello che crea la difficoltà. Conta andare a capire se c'è un'influenza sistemica che in qualche modo sta limitando la persona, anche sul piano lavorativo. Ecco, queste sedute individuali o di gruppo, che durata hanno mediamente? Allora, i gruppi di costellazione di solito sono almeno di tre ore, se non a volte giornate. Una giornata. Più spesso si fanno i seminari di costellazioni, ci sono sempre tre giorni di lavoro dove ci sono, c'è un gruppo magari molto ampio per cui hanno la possibilità di fare un lavoro personale con molte persone e lavorano anche comunque quelli che partecipano al gruppo anche senza fare direttamente il lavoro su di sé, perché chiaramente in qualche modo essendo coinvolti nel lavoro degli altri, in qualche modo tutti hanno la possibilità anche di fare delle riflessioni personali su magari temi propri o di comunque ritrovarsi nelle esperienze degli altri. E quindi, come dire, sono dei gruppi in cui si lavora tutti. Sì, o direttamente o attraverso un fenomeno simile alla risonanza, tutti hanno l'opportunità veramente di trarre qualcosa di buono per sé durante una presentazione. E quindi è una, vuol dire, la durata degli incontri, incontri che si fanno su un incontro individuale, che quindi allora può durare un'ora come qualsiasi incontro di psicoterapia. Però se si lavora in gruppo, più spesso insomma, si impiega un certo numero di ore, quindi appunto si fanno incontri di un giorno, due giorni, in cui appunto tante persone hanno la possibilità di partecipare e di lavorare su di sé. Certo. E poi sono gruppi che non necessariamente, come dire, non c'è un'obbligatorietà nel fatto di continuare nel tempo, nel senso che molte persone magari fanno una costellazione e poi, come dire, finisce lì in qualche modo, nel senso che non è che dopo devono farne un'altra. Quindi non è, come, perdonatemi, non è quindi un percorso necessariamente molto articolato nel tempo, ma potrebbe essere anche una cosa che si risolve in un lasso temporale circoscritto. Esatto. Cioè, poi magari sono persone che magari stanno già facendo un percorso di sviluppo personale e la costellazione diventa qualcosa in più che si aggiunge. Che si inserisce. Ho capito. Quindi diventa anche un'implementazione dell'analisi personale sostanzialmente, rivolta a un gruppo specifico. Esattamente. O magari per alcune persone che non stanno facendo magari dei percorsi personali, però hanno una difficoltà molto specifica su cui magari vogliono porre l'attenzione, avere maggiore chiarezza, semplicemente andare a capire come poterla risolvere, fanno il lavoro personale e poi stanno con quello che emerge nella costellazione. Sì, sì, diciamo che l'utilità non è solo individuale, ma poi viene riportata all'interno del appartenenza, sia questo, torniamo a ripetere, familiare o parentale che non lavorativo professionale sostanzialmente, ecco.
Quindi i risultati vanno anche a beneficio naturalmente della compagine aziendale nel caso proprio diciamo dell'ambito lavorativo. Sì. Bene. Sì, perché appunto si fa la teoria sistemica, per cui la teoria relazionale sistemica considera l'individuo non come a sé stante, ma appunto un servitore, una dinamica relazionale di influenze reciproche. Certo. Quindi chiaramente se un elemento del sistema, che può essere un membro della famiglia o un membro dell'azienda, cambia, questo ha un'influenza anche sugli altri membri che in qualche modo sono legati a lui. Quindi se c'è un cambiamento positivo in un elemento del sistema, questo ha una ricaduta anche sugli altri elementi del sistema. Quindi chiaramente questo è il risultato positivi che il singolo raggiunge, poi possono avere anche una risonanza positiva sulle persone che ha attorno. Bene, qual è l'utente, diciamo, medio, perdonate l'espressione, che abbia chiesto di fruire di questo tipo di supporto? Nella vostra casistica, chiaramente non si possono far nomi, questo è giusto, bisogna preservare la privacy delle persone, ma la tipologia, diciamo, del fruitore di questo servizio. Oserei dire che non esiste tanto un utente medio, perché in realtà le costellazioni veramente accedono e decidono di partecipare di più disparate tipologie di persone, sia a livello di età, dalle persone giovani fino a tanti anni. Manager di industria come casalinghe, veramente non c'è una tipologia, è un mezzo che è capace di attrarre veramente tante persone e essere utile per in realtà tanti tipi differenti di persone e caratteristiche. Quindi non va tanto a riferirsi a un tipo medio di persona, ma veramente rivolto a chiunque voglia affrontare appunto un ostacolo, un problema. Sì? Sì, nel senso che le costellazioni come qualsiasi percorso di intervento, comunque di evoluzione personale, sono rivolte a tutti. Non c'è un limite, insomma. Sì, sì, ho capito, non c'è una casistica precisa che voi abbiate potuto registrare che diciamo sia preponderante rispetto ad altre, ma come dire, riguarda tutti quanti indistintamente. Poi probabilmente mi pare di aver capito i soggetti siano effettivamente i più disparati. Esatto. Sì, anche perché comunque non è categorie disomogenee in sostanza, ecco. Scusami? Categorie disomogenee in sostanza. Esatto. Così come non ci sono problemi specifici, ma in realtà appunto sono applicabili in diversi contesti e tipologie di problema, così non c'è una persona specifica o un contesto specifico. Ho capito. Sentite, come dire, lo svolgimento della cosa in sé, potete spiegarci come avvenga? Allora, di base, appunto, come dicevamo, si crea un gruppo, diciamo, per parlare del classico modello, diciamo, delle costellazioni. Si crea un gruppo, all'interno di questo gruppo, appunto, ci sono delle persone che portano i loro problemi, e più o meno, diciamo, la struttura è questa. La persona esce, in parte, appunto, al costellatore, facilitatore della costellazione, gli viene fatta una breve intervista in cui si va ad analizzare qual è l'ostacolo che vuole affrontare, qual è la sua intenzione rispetto a questo ostacolo, cioè dove vuole arrivare, qual è il suo obiettivo. E a quel punto, in funzione anche dell'intervista fatta e delle informazioni raccolte, anche rispetto al sistema, appunto, della persona, quindi può essere la sua storia familiare o quant'altro, si andranno a mettere in scena, a scegliere dei rappresentanti all'interno del gruppo, che vanno poi messi in scena e posizionati nello spazio, appunto nel cerchio, che si è creato all'interno del gruppo, e da lì cominceranno una serie di dinamiche, di movimenti, che metteranno in luce appunto quali sono gli irretimenti, quali sono le disarmonie nel sistema, permettendo di comprendere quali sono i passi da fare, che solitamente vengono poi
rappresentati anche da alcune frasi che vengono fatte dire al cliente, che permettono appunto di passo da fare per invece rimettere ordine all'interno del sistema e quindi far sì che l'energia finisca in maniera più armonica. Quindi sì, mi pare di capire che si parli, perché, scusa Laura, porta pazienza, mi pare di capire che non sia un colloquio statico come normalmente si configurerebbe in caso di analisi tradizionale, ma diventa proprio un lavoro anche fisico in un certo senso, c'è proprio l'accompagnamento della parte empirica a quella fisica. Sì, infatti c'è proprio una rappresentazione. Sì. Come fosse una specie di psicodramma in un certo senso, piuttosto una rappresentazione con dei rappresentanti di quello che è il campo sistemico della persona che sta portando la sua difficoltà, che sta facendo il lavoro personale. Cioè, infatti anche il periodo, il momento dell'intervista iniziale in cui appunto si delinea qual è l'intenzione o la problematica sulla quale la persona vuole lavorare, è un momento abbastanza breve rispetto al resto del lavoro. Certo. È un punto da cui appunto si parte per poi mettere in scena, diciamo così, in campo il sistema della persona. E appunto attraverso i rappresentanti, come vengono disposti nello spazio della persona stessa, quindi dalla persona che magari sta facendo il lavoro personale, quindi a seconda appunto della distanza tra i rappresentanti o del posizionamento nel campo, questo crea, diciamo così, un campo di energia, adesso non energia magica, come un campo di forza, nel senso che comunque, anche per esempio, semplicemente parlando di prossimità, il fatto di essere più o meno vicino a una persona, questo dice qualcosa sulla relazione che c'è a due persone, quindi dice anche qualcosa dell'energia emozionale che c'è tra i membri del sistema, quindi certo. Il fatto che siano comunicati in un certo modo piuttosto che in un altro dice qualcosa di quello che sono le dinamiche all'interno del campo sistemico della persona, e quindi da lì poi parte il lavoro. Fatto il lavoro della costellazione e anche del facilitatore del costellatore per individuare dove ci possono essere tensioni, dove ci possono essere gli investimenti, diciamo, diciamo in termini tecnico, e quindi anche dove è possibile magari fare dei movimenti che cambino la situazione in modo da riportare l'armonia. Certo. Bello, che è una cosa molto particolare, torno a ripetere, che è un po' una rottura rispetto agli schemi tradizionali della, diciamo, della psicanalisi, se vogliamo metterla in questi termini. Cioè, in realtà, come dice anche Hellinger nei suoi libri, è un fenomeno, quello delle costellazioni, che si è visto accadere anche in altre appunto terapie, quindi anche appunto nello psicodramma, nella gestalt, eccetera, dove nei momenti in cui venivano messe in scena delle persone anche non presenti, appunto magari nello psicodramma veniva scelto dei rappresentanti nel pubblico che facevano il padre, la madre magari del cliente, si è notato che queste persone messe lì nel campo all'interno di questa relazione riuscivano a avere delle dinamiche che ricordavano moltissimo la realtà di quella che era la situazione appunto della madre e del padre del cliente. Soltanto che non gli si dava tutta questa importanza. Hellinger è stato uno di quelli che è riuscito a fare tesoro di questo fenomeno e rendere uno strumento con le proprie leggi, le proprie regole, che permette quindi di utilizzare questo fenomeno per poterci lavorare, per sviluppare dei processi di risoluzione di ostacoli e problemi. Poi l'altra differenza, magari anche altri approcci, sempre che utilizzano il gruppo o diciamo così, la messa in scena, una delle differenze della costellazione è che non si limitano alla famiglia attuale della persona, ma guardano anche all'incidente del sistema familiare più antico, quindi influenze che possono derivare dalla storia di famiglia fino a magari a due fenomeni, quindi è un fatto
molto allargato, anche da un punto di vista proprio del tempo e della relazione familiare. Questo un po' prende spunto anche da degli studi di psicologia che si stanno sviluppando negli anni 90 sugli effetti delle influenze generazionali sulle difficoltà delle persone. Non è stato l'unico Ellinger a interessarsi di influenze generazionali sulle persone, sulle difficoltà delle persone e quindi anche in ambito psicologico, ma già erano altri che se ne stavano occupando, infatti c'è stato sempre negli ultimi anni. Schutzenberg, ad esempio, in Francia con il genosociogramma. La psicogenealogia sì, la psicogenealogia che anche quella è un tipo di approccio che è stato sviluppato nell'istituto di Palo Alto e come dire c'era un fermento proprio come dire un'attenzione negli anni 90 verso anche quelle che potevano essere delle influenze generazionali sulle persone, sulle loro magari difficoltà attuali. Ecco, quindi il bello è proprio la possibilità, scusatemi, il bello è proprio la possibilità di andare anche a ripercorrere a ritroso la linea ereditaria delle persone. Sì, in pratica questi approcci che guardavano, diciamo così, alle generazioni passate, erano interessate che individuavano nelle difficoltà delle attuali delle persone delle origini molto antiche, che a volte come se si ripetessero in qualche modo dei problemi familiari. Mi viene un esempio in mente, quella che viene chiamata in appunto in psicogenealogia la sindrome dell'anniversario. Il fatto che, ad esempio, si va a notare attraverso l'analisi della storia della famiglia che le donne, magari la linea femminile di questa famiglia in particolare, al 56esimo compleanno tutte le donne dalla bisnonna in poi per qualche motivo non so avevano un incidente un problema di salute o cose simili, quindi un avvenimento ricorrente in un certo senso. Sì, in qualche modo come degli schemi anche di vita che magari si ripetevano da una generazione all'altra, o difficoltà che in qualche modo difficoltà personali che si ripetevano sempre in qualche membro della famiglia, sempre con delle similitudini. E quindi, come dire, in qualche modo si stava studiando in questi ambienti come potesse esserci una influenza generazionale, una trasmissione generazionale di alcune problematiche all'interno delle famiglie. Incredibile, sembra proprio incredibile questa cosa. No, lo dico positivamente, nel senso che è un approccio veramente nuovo alla cosa. Sentite, che risonanza ha questo tipo di tecnica? Scusami? Che risonanza ha questo tipo di tecnica? Cioè in quanti... le problematiche... di linea in questo momento, c'è un problema di linea in questo momento. E Marco prova a togliere il video casomai, se vediamo se così si alleggerisce un attimino. Aspetta che proviamo allora a togliere il video. Adesso stai arrivando bene. Ok. Va bene, mi scuso con gli spettatori / ascoltatori per questo piccolo cambio di programma, ma a buon pro della trasmissione bisogna che sacrifichi, come dire, l'immagine, poi sai. Allora, dicevamo, ragazzi, ci sentite ancora? Ci siete? Ci sentiamo. Ok, perfetto. Che dire, quanta parte diciamo del pubblico conosce questa tipologia di tecnica? Stavo facendo la domanda. Quanta parte del pubblico? Diciamo che le costellazioni sono sempre più diffuse come metodo, nel senso se ne sente sempre di più parlare.
che ci sono sempre più persone che ne fanno, cioè con più o meno titoli, però ecco, quindi in qualche modo dire, c'è una diffusione della conoscenza delle costellazioni familiari, nel senso che dire, non è più qualcosa di eccessivamente nuovo, magari un'idea più o meno che cosa sono, ce l'hanno tante persone. Poi non è detto che tutte le esperienze che si fanno definite come costellazioni familiari veramente corrispondano allo strumento. Sì. Diciamo che appunto in questo mondo dove si è sempre sentito parlare si stanno creando anche diverse scuole di pensiero, alcune non molto ortodosse, diciamo così. Ho capito. Va bene, che dire, qualche altra piccola pillola sulle costellazioni familiari, un invito particolare a, come dire, approfondire l'argomento, qualche riferimento? Qualche riferimento per approfondire l'argomento, dici? Sì. Beh. Riferimento di lettura? Sì. Se c'è qualche cosa che è chiaro che dalla lettura non possa come dire emergere la piena padronanza della tecnica. Beh, i vari libri di Bert Hellinger sono sicuramente Perché anche è una buona idea di che cosa sono, come funzionano, anche perché comunque la maggior parte dei libri che sono stati scritti sulle costellazioni familiari sono libri divulgativi che sono accessibili appunto anche ai non professionisti. Quindi bibliografia ce n'è tanta, appunto come diceva Emanuele, tutti i libri di Hellinger, di Bert Hellinger, ma anche di poi collaboratori di Daniele come Berto Lusanner. Sì, esatto. Sì. Non mi viene. No, grandi nomi non mi vengono, però diciamo che dei libri, diciamo, proprio per iniziare a introdursi all'argomento possono essere appunto ad esempio riconoscere ciò che è di Hellinger, Senza amici non si vola di Usammer, diciamo che da questi due titoli potrebbero già bastare per farsi un'idea. Molto bene, allora io prego, di che viverla e farla di persona chiarisce molto di più le idee. Ne cosa consistono? È un'esperienza da fare piuttosto che semplicemente da leggere teoricamente. No, ma la mia richiesta era unicamente per chi volesse approfondire a livello di curiosità quali siano le tematiche. Comunque ci sono persone che normalmente amano andare a dare un'occhiata diciamo all'argomento, quindi se non sono letture nel vero senso della parola, ci sono anche riferimenti, come dire, attraverso la rete, per come dire un pochettino di più, per soddisfare un pochettino più di curiosità. È chiaro che la cosa sia talmente complessa che la lettura non possa sostituire l'attività, anche perché, come voi ci avete spiegato prima, non si tratta semplicemente di un'opera di analisi statica o comunque di partecipazione solo verbale da parte dei soggetti, ma è necessaria proprio anche una partecipazione fisica, e qui non si tratta di replicare degli esercizi come se fosse, che ne so io, un'applicazione di palestra. Quindi ben venga la possibilità, diciamo, da parte delle persone di venire a provare di persona, scusate il bisticcio, che cosa questa tecnica possa sortire in termini di effetti positivi. Quindi grazie comunque per queste delucidazioni, per avere cercato di chiarire un pochettino un qualcosa che suona molto altisonante, ma alla fine è una cosa che è la portata di tutti quanti. E quindi anzi, da quel che dite voi, tra parentesi, non ci sono effettivamente limiti di applicazione, ed è uno dei motivi per i quali ho voluto che voi spiegaste questa cosa. Quindi vi ringrazio anche a nome degli ascoltatori e vi invitiamo, voi esercitate nel bolognese, ma se non sbaglio almeno uno di voi due ha la possibilità di spostarsi da lì periodicamente.
entrambi in realtà siamo disponibili sempre a spostarci senza problemi nel caso di creazione di un gruppo, quindi se qualcuno è esigente. Noi abbiamo un gruppo stabile in Bologna dove lavoriamo ogni 15 giorni, però possiamo anche, sì, come, possiamo anche spostarci in altre sedi se appunto si crea un gruppo senza problemi. Molto bene, allora. Molto bene, io ringrazio per la partecipazione Laura Fortunato, la dottoressa Laura Fortunato e il dottor Emanuele Caldarelli. Mi auguro di avervi ospiti nuovamente in trasmissione a toccare qualche altro aspetto più peculiare sia delle costellazioni che di altre argomentazioni che vorrete portare alla nostra attenzione. Detto questo, ringrazio ancora Ugo per la sua assistenza in regia. Vi rimando alla prossima puntata, ringrazio per l'ascolto tutti quanti, un abbraccio, ricordatevi di andare a vedere il mio canale YouTube e anche la mia pagina Facebook. Detto questo, vi auguro una buona serata, un buon proseguimento, alla prossima, ciao! Buona serata a tutti!